Negli ultimi 2500 anni, la civilizzazione umana ha fatto passi da gigante. L'antico mondo classico era molto diverso dalla nostra era moderna. A quei tempi la vita era molto più semplice. Era un'epoca molto meno stressante di quella attuale, un mondo senza computer né tecnologia dell'informazione. Ma forse dovremmo modificare la nostra visione idilliaca del mondo antico. Alcuni indizi sul fondo del Mediterraneo indicano che quel mondo era molto più avanzato di quanto avremmo mai potuto immaginare. Viaggeremo indietro nel tempo per scoprire le incredibili origini delle tecnologie che riteniamo moderne. Nuove ricerche stanno iniziando a suggerire che molte delle invenzioni degli ultimi 200 anni, in realtà, fossero già note a greci e romani. Molte delle nostre scoperte più recenti potrebbero, in effetti, essere solo riscoperte. I greci e i romani erano anche persone estremamente pratiche. Molte cose che hanno ideato, progettato e inventato hanno preceduto di 2000 anni le cose che crediamo moderne. Al centro di questa storia di antiche realizzazioni c'è un macchinario strano e misterioso. È così complesso che, secondo molti, non può essere stato costruito dagli antichi greci. Nascosto per secoli in fondo al mare e fortemente eroso, è stato un enigma finché nel XX secolo la scienza ha dato un'occhiata all'interno. I ricercatori rimasero sbalorditi. Un insieme di ingranaggi e pignoni. Era una macchina. Ma a che cosa serviva e chi l'aveva creata? Per un secolo, questo enigma ha incuriosito ma frustrato quelli che hanno provato a capire il misterioso oggetto, noto con il nome di meccanismo di Antichitera. Ma ora, finalmente, si può raccontare la sua storia. Questa storia iniziò poco più di 100 anni fa, nel 1900. Era l'inizio della primavera, quando il capitano Kondos e i suoi cercatori di spugne si ripararono da una tempesta nella piccola isola greca di Antichitera, varie miglia fuori rotta. Quando il tempo migliorò, il capitano decise di approfittare della sosta imprevista per fare immersioni nelle acque limpide attorno all'isola. L'acqua era profonda circa 60 metri, ma d'altronde nell'acqua profonda si trovano le spugne migliori. Scendendo a quella profondità, però, c'è sempre il rischio della famosa sindrome da decompressione. Una volta in acqua, il sommozzatore iniziò la sua prima discesa. Ma sul fondo non lo aspettavano le spugne. Mentre si guardava attorno, vide quelli che sembravano cadaveri sparsi tutt'attorno. Terrorizzato, segnalò immediatamente che voleva risalire. Qualcuno pensò che fosse impazzito, forse per la decompressione, ma la verità era un'altra. 2000 anni fa, una nave aveva solcato queste acque. Veniva da Rodi, per consegnare un carico prezioso a un ricco cittadino romano. Come la barca dei pescatori di spugne, anche questa nave fu colpita da una tempesta. Venne spinta fuori rotta fino all'isola di Antichitera.
questa nave non riuscì a cavarsela. Affondò qui, ed è ancora qui che si trova. Il capitano Condos mandò un altro sommozzatore a indagare su quella strana storia. Quelli che erano sembrati cadaveri erano in realtà le più splendide statue di marmo e bronzo che si potessero immaginare. I resti dell'antico naufragio. Insieme alle statue vennero sollevati in superficie altri tesori, tra cui vasi greci decorati e gioielli. Fu il ritrovamento del decennio, forse del secolo, e le sensazionali statue finirono sulle prime pagine dei giornali. Uno dei bronzi meglio conservati venne chiamato Giovane di Antichitera. Tutti furono d'accordo. Era l'opera di un genio. Ovviamente apparteneva a un romano con un ottimo gusto e un'enorme ricchezza. Un romano che rimase deluso perché la nave non attraccò mai. Il giovane di Antichitera e la testa del filosofo furono gli oggetti più famosi trovati nel relitto. Due visi che nessuno al mondo aveva visto per più di 2000 anni. Ma l'opera più geniale non era ancora stata scoperta. Questo ammasso di ruggine era la chiave per capire una delle più grandi epoche della storia umana, il periodo ellenistico, e forse la più grande conquista di quell'epoca. Duemilacinquecento anni fa, il Mediterraneo era un luogo in cui fiorivano la scienza, la filosofia e l'arte. I greci, o elleni, stavano vivendo quella che molti considerano un'età dell'oro. Avevano inventato la democrazia, sviluppato la matematica e la scienza e introdotto la filosofia nel mondo allora conosciuto. Erano curiosi e inventivi, non molto diversi da come siamo oggi. Per cercare di comprendere il loro mondo, avevano creato questa strana macchina. I loro discendenti del XXI secolo non dovevano fare altro che capire a cosa servisse. Una parte della risposta si trova nella bacheca di un museo di Londra, molto lontano da Antichitera. Vent'anni fa, Michael Wright, il curatore del settore ingegneristico del Museo Scientifico di Londra, si imbatté in un altro antico e misterioso congegno meccanico. Anche se era molto meno complesso, c'erano somiglianze con il meccanismo di Antichitera. Lo chiamiamo calendario a meridiana bizantino. Pensiamo che risalga circa al 500 d.C. Sembra che sia una meridiana, ma anche un calendario meccanico. Mostra il passare dei giorni, indicati dalla fase della luna durante il mese. Gli ingranaggi sembrano incredibilmente moderni. Per creare un simile oggetto erano sicuramente necessarie notevoli conoscenze nel campo della matematica e dell'astronomia. Michael Wright decise di costruire un modello del congegno per capire come funzionava. Oltre alla fase lunare, il modello indica per ogni data le posizioni del Sole e della Luna all'interno dello zodiaco. Qui si vede la lettera che indica il giorno, per esempio Alfa, A, cioè il primo giorno del mese. Nell'apertura rotonda c'è il disco nero, che indica la luna nuova. Ora lo faccio ruotare in avanti, giorno per giorno. Ecco Beta, il secondo giorno, poi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo. Ed ecco la luna piena, con il disco chiaro.
L'altro quadrante mostra il Sole e la Luna che ruotano attorno allo zodiaco. Questo strumento è molto più semplice di quello di Antikythera. Ma il fatto importante è che abbiamo un altro congegno con ruote dentate, che ovviamente appartiene alla tradizione ellenistica, visto l'alfabeto greco. Quindi ora abbiamo ben due congegni che ci dicono che i greci usavano gli ingranaggi. Una doppia prova. Anche se è simile, si stima che il calendario a meridiana avesse solo 8 ingranaggi, mentre il congegno di Antikythera ne aveva almeno 29, il che consentiva calcoli molto più complessi. Potrebbe essere un calendario anche il congegno di Antikythera? Molto più complesso della macchina bizantina, anche se fu fabbricato più di 600 anni prima. Ma in un'epoca presumibilmente priva di macchine e di tecnologia moderna, chi potrebbe aver creato un simile congegno? Avrebbe dovuto essere qualcuno competente sia in matematica che in meccanica. Un genio in anticipo sui tempi di secoli, forse di millenni. Un uomo corrispondente alla descrizione era Archimede, il più grande matematico e inventore della sua epoca. Archimede visse nel periodo ellenistico nella città-stato greca di Siracusa, in quella che oggi è la Sicilia. Ai tempi di Archimede, il Mediterraneo era un luogo turbolento, lacerato dalle guerre. Un mondo in cui il suo talento per le invenzioni militari era sfruttato sia dai suoi compatrioti greci, sia dall'aggressiva nuova potenza romana, che si stava lentamente diffondendo in tutto il Mediterraneo. Forse oggi è ricordato soprattutto per la rivoluzionaria invenzione chiamata vite d'Archimede, usata per sollevare acqua o granaglie. Ma Archimede era affascinato anche da altri difficili problemi meccanici, come la misurazione esatta delle distanze. La sfida più grande, comunque, era capire cosa causava il salire e lo scendere del Sole, il cambio delle stagioni e gli strani movimenti della Luna e dei pianeti. In breve, quali erano le meccaniche del tempo? Molti anni prima, Archimede aveva viaggiato nel Mediterraneo fino al più importante centro culturale del mondo ellenistico, Alessandria d'Egitto. Alessandria era il centro culturale più avanzato del pianeta. Fondata da Alessandro Magno, a quel tempo era governata dai discendenti di un suo generale, soldati greci elevati allo stato di faraoni. Era un luogo unico, il punto d'incontro delle antiche civiltà del Mediterraneo. Una città popolata da egiziani, greci, romani e persiani. Qui la saggezza dei faraoni e la brillante filosofia greca, combinandosi, avevano creato il maggior centro intellettuale del mondo antico. E fu qui che il giovane Archimede venne ispirato dal lavoro di un genio della meccanica chiamato Ctesibio. Questo scienziato ebbe un'idea semplice, ma brillante e rivoluzionaria. Ctesibio ebbe la fortuna di nascere ad Alessandria, il luogo in cui tutto il sapere del mondo classico veniva conservato in un'enorme biblioteca. Luogo in cui studiavano i grandi pensatori dell'antichità e dove erano conservate migliaia di pergamene con le loro opere. La biblioteca era così famosa che gli studiosi venivano qui da tutto il mondo per imparare e inventare.
Fu qui che venne registrata la rivoluzionaria invenzione di Ctesibio. E forse fu qui che il giovane Archimede venne a conoscenza del suo lavoro. Ctesibio è spesso dimenticato dalla storia, anche se il suo lavoro permise una rivoluzione tecnologica, la misurazione del tempo. Ctesibio era di umili origini. Era figlio di un semplice barbiere. Da giovane aveva lavorato nel negozio del padre ad Alessandria, inventando oggetti come gli specchi ad altezza regolabile. Lì era circondato da un costante sgocciolio d'acqua che avrebbe ispirato la sua grande invenzione. Ctesibio sapeva che per migliaia di anni gli Egizi avevano usato comuni orologi ad acqua per segnare le ore del giorno. Il famoso orologio ad acqua di Karnak ne è un esempio. Nonostante gli intricati geroglifici, gli strani simboli e le immagini di dei e animali, è uno strumento semplice, come mostra questa riproduzione. Veniva riempito di acqua fino al bordo e via via che si svuotava attraverso una cannella in basso, il livello raggiunto indicava l'ora. I segni all'interno mostravano il passare delle ore, ma queste variavano, dato che il numero di ore dal tramonto all'alba cambia di mese in mese. Il congegno permetteva agli antichi Egizi di misurare il passare del tempo durante il giorno o la notte, ma non era ancora un vero e proprio orologio. Nella sofisticata civiltà greca, la necessità di misurare il tempo accuratamente era diventata importantissima. La loro società aveva bisogno di ordine e programmazione, quindi dovevano poter conoscere l'ora con precisione. In certi orari si potevano usare le meridiane, ancora visibili negli importanti edifici municipali superstiti, come la Torre dei Venti ad Atene. Ma quando il sole era coperto dalle nuvole o calava la notte, come si poteva stabilire l'ora? La prima soluzione greca per questo antico dilemma fu l'orologio ad acqua, detto clessidra, che vuol dire rubacqua. La clessidra era uno strumento molto efficace per misurare periodi di tempo. Per esempio, era utilissima per assegnare la stessa quantità di tempo agli avvocati in tribunale o agli oratori in un'assemblea politica. Il funzionamento era molto semplice. Si riempiva d'acqua un grosso vaso, si toglieva il tappo dal fondo quando si era pronti ad iniziare e l'acqua usciva lentamente. Forse agli avvocati di piccole cause legali, per la loro arringa, era accordato il tempo necessario a una clessidra per svuotarsi. Invece, per casi seri come gli omicidi, forse ce n'era una intera fila per dare il tempo necessario alla presentazione delle prove. Quando l'acqua era finita, comunque, il tempo era scaduto e non si poteva più parlare. Per le pause o quando scendeva la notte, si poteva mettere un tappo, in pratica mettendo in pausa la sessione. La clessidra ha un notevole limite. Non è un vero e proprio orologio. Il problema è che quando il vaso è pieno d'acqua, l'acqua zampilla dal fondo, mentre quando il livello si abbassa, la pressione si riduce e l'acqua sgocciola. Gli antichi greci costruirono clessidre sempre più belle e ornate, ma il problema restava lo stesso. L'acqua fluiva più rapidamente all'inizio che alla fine. Per compensare, crearono scale graduate, ma non potevano farle funzionare a una velocità costante. Ctesibio però trovò la soluzione. Capì che se il vaso fosse stato sempre pieno, la pressione dell'acqua in uscita sarebbe stata costante. Se ci fosse riuscito, avrebbe potuto creare uno strumento accurato che avrebbe cambiato il mondo.
Fu quindi questa l'impresa che si prefissò. Ctesibio capì che per semplificare la clessidra egiziana non doveva usare il flusso d'acqua in uscita, ma cercare di ottenere un flusso costante in ingresso. Il dottor Alan Mills, un ricercatore dell'Università di Leicester, ha usato i riferimenti classici al lavoro di Ctesibio per costruire una replica di uno dei suoi primi orologi ad acqua. È molto sofisticato. È una di quelle invenzioni che diventano ovvie dopo che un genio le ha pensate. La difficoltà era tenere sempre pieno il serbatoio della clessidra. E questa è la soluzione trovata da Ctesibio. Innanzitutto aggiunse un altro contenitore d'acqua sopra quello principale. Versava acqua più in fretta di quanta potesse uscirne. Così il contenitore principale era sempre pieno. E l'acqua in eccesso poteva semplicemente defluire in uno sfioratore. L'acqua sarebbe uscita dal contenitore sempre alla stessa velocità. Ora Ctesibio doveva solo misurarla. Per farlo, decise di utilizzare un altro recipiente sotto il flusso costante in uscita e vi mise un galleggiante con una lancetta sopra e una scala graduata accanto. Quando il livello dell'acqua si alzava, l'indicatore saliva a velocità costante. Fu un colpo di genio. Ctesibio aveva creato il primo orologio meccanico del mondo, grazie all'acqua che gocciolava nel negozio di un barbiere. Aveva imbrigliato il potere dell'acqua e così facendo aveva padroneggiato il tempo. Ma misurare le ore e i minuti era solo un inizio. Che cos'altro poteva fare questo eccezionale orologio ad acqua? La risposta era conservata qui, nella grande biblioteca di Alessandria. Chiunque volesse capire il tempo poteva venire qui e leggere gli scritti di Ctesibio, che descrivevano i macchinari che stava costruendo e la disciplina completamente nuova che aveva inventato: l'idraulica. In breve i suoi orologi non furono più solo rubinetti gocciolanti, ma macchine elaborate, decorate con immagini di dei e animali. Il funzionamento era ancora più elaborato. Sviluppò una complessa scala graduata per le ore. Qui sono in bianco per il giorno e in azzurro per la notte. Un cherubino tiene un vaso da cui scende la riserva costante d'acqua. Un altro cherubino risale la scala, tenendo l'indicatore che segna l'ora del giorno o della notte. Ma questo era solo l'inizio. Usò addirittura l'acqua per suonare un fischietto e far muovere un modellino di gufo. Aveva inventato il primo orologio a cucù del mondo. La sempre più complicata serie di ingranaggi permise anche la rotazione molto lenta della scala graduata per indicare il giorno del mese. L'orologio era diventato anche un calendario. Automatico. Per il giorno e la notte, con mesi, anni e con il cucù. Archimede fu affascinato dalle creazioni di Ctesibio. Studiò quegli orologi e usò il suo genio inventivo per proseguire il lavoro. In una traduzione araba del lavoro di Archimede di oltre 1000 anni fa, possiamo dare un'occhiata alle sue aggiunte a un orologio ad acqua di Ctesibio.
Questa ricostruzione mostra le elaborazioni di Archimede all'orologio di Ctesibio. Aggiunse un uccello che faceva cadere pietruzze su una campana che suonava allo scoccare delle ore. La donna è una gorgone con serpenti al posto dei capelli. Quando la campana suona, si possono vedere i suoi occhi che cambiano colore. Fu il primo orologio automatico che suonava le ore. Possiamo solo immaginare la scena di quando Archimede svelò il suo audace progetto. Nella mitologia greca, chiunque guardasse gli occhi della Gorgone si sarebbe tramutato in pietra. Ma grazie all'aiuto di Ctesibio, Archimede poteva osare guardarla in faccia. Alessandria oggi è un affaccendato porto moderno. C'è un nuovo edificio al posto della famosa biblioteca. Purtroppo la biblioteca originale venne bruciata e con essa si persero quasi tutte le conoscenze del mondo antico. Restano solo pochi testi antichi che fanno riferimento al lavoro di Ctesibio. Forse non sapremo mai che cos'altro inventò, visto che non restano tracce dei suoi scritti. Si sono perse tante informazioni e Ctesibio è stato in gran parte dimenticato. Esiste però una testimonianza del suo lavoro, una prova quasi intatta. Questa torre senza pretese, in un angolo di Atene, è uno degli edifici meglio conservati dell'antichità. Il fatto che sia sopravvissuta quasi intatta è un miracolo, dovuto al fatto che per secoli si credette che fosse la tomba dei filosofi Socrate e Platone. Ma non è una tomba. Sugli otto lati ci sono tracce che indicano il suo vero uso. Su ogni lato si possono ancora vedere sculture degli otto venti, insieme a una meridiana. Venne costruita da un astronomo circa 200 anni dopo la morte di Ctesibio, ma è un monumento al suo genio. Questo edificio, ora noto come la Torre dei Venti, era l'orologio pubblico dell'antica Atene. All'interno di questa torre c'era un enorme e complesso orologio ad acqua, basato su un progetto di Ctesibio. L'orologio, grazie al quale tutta la popolazione di Atene poteva sapere l'ora, era alimentato da un costante flusso d'acqua proveniente da una sorgente sull'Acropoli. Ma era più di un orologio o di un calendario. Secondo alcuni, questo strano edificio conteneva un congegno che indicava anche i movimenti del Sole e della Luna in relazione alle costellazioni dello zodiaco. Sappiamo che i greci misuravano le ore, i giorni e i mesi al tempo di Ctesibio. È possibile che avessero anche iniziato a guardare verso l'alto e a misurare il cielo. Un uomo credeva che la risposta potesse trovarsi negli ingranaggi del meccanismo di Antichitera. Nel 1951, un fisico inglese, Derek de Solla Price, decise di scoprirlo ed esaminò dettagliatamente il meccanismo per la prima volta. De Solla Price si recò ad Atene per osservare il congegno. I pezzi non erano quasi stati toccati dalla loro scoperta 50 anni prima. Il congegno si era ulteriormente eroso e mostrava nuove parti degli ingranaggi che lui poté studiare. Decise che avrebbe scoperto i segreti del meccanismo di Antichitera.
De Sola Price passò molto tempo al Museo Nazionale Greco ad Atene, sondando i segreti di questo antico enigma. Qualcosa gli diceva che quei frammenti erano il vero tesoro del naufragio di Antichitera. Grazie ai nuovi sviluppi dei raggi X, poté vedere quello che i suoi scopritori non avevano potuto vedere 50 anni prima. Ciò che vide lo sbalordì. Il macchinario era così complesso che sembrava quasi moderno. Doveva scoprire a che cosa serviva. Il suo meticoloso studio delle ruote dentate, dei rapporti tra gli ingranaggi e delle iscrizioni gli fornì indizi sul possibile uso del congegno. Anche sui resti della scatola di legno che lo conteneva c'erano iscrizioni greche che gli fornirono altri indizi. Grazie a questi dati, De Sola Price sviluppò una teoria e preparò un modello che funzionava come, secondo lui, aveva funzionato il meccanismo di Antichitera. Capì che era un congegno estremamente complesso che calcolava i movimenti relativi del Sole e della Luna. Sembrava anche indicare i giorni del mese sotto forma di fasi lunari. De Sola Price aveva stabilito la sua complessità meccanica e sapeva che erano necessarie enormi conoscenze per creare una simile macchina. Pensava che sulla parte anteriore del meccanismo un quadrante di bronzo indicasse la data e le posizioni del Sole e della Luna. Un quadrante sul retro indicava il mese, forse di un anno di 12 mesi. Un altro quadrante sul retro indicava un ciclo di 47 mesi o 4 anni. De Sola Price definì il meccanismo un computer calendario. Nel mondo antico uno strumento simile doveva avere un valore inestimabile. Capire il movimento del Sole e della Luna nel cielo significava guardare nella mente degli dèi. Allora molti credevano, come oggi, che le posizioni di Luna, Sole e Stelle al momento della nascita di un individuo potessero influenzare la sua vita successiva. Forse il meccanismo di Antichitera faceva 2000 anni fa quello che oggi fa un complesso software astrologico. Per i sacerdoti e gli astrologi di quel tempo, questa straordinaria macchina potrebbe essere stata una finestra sul mondo degli dèi. Ma da dove veniva un congegno simile? De Sola Price aveva una teoria straordinaria. E se il meccanismo di Antichitera avesse fatto parte di un orologio municipale azionato dall'acqua come nell'invenzione di Ctesibio? E se fossero stati comuni nel mondo ellenistico? Era questo il segreto della Torre dei Venti? Non solo una meridiana o un orologio, ma un modello automatizzato dei movimenti del Sole e della Luna nell'universo? De Sola Price suggerì anche che costruire queste macchine era ciò che interessava Archimede. Forse il meccanismo di Antichitera era una copia successiva di una delle macchine di Archimede. De Sola Price pubblicò le sue scoperte nel 1974 in un articolo intitolato Ingranaggi greci. L'articolo suscitò moltissimo interesse a livello internazionale. Un uomo lesse quell'articolo e passò i successivi 30 anni a riflettere sulla teoria di De Sola Price. Quando Michael Wright del Museo Scientifico lesse l'articolo per la prima volta, fu subito affascinato dalla possibilità che gli antichi greci avessero conoscenze tecniche così avanzate. Wright decise di andare ad Atene per riesaminare il meccanismo con i raggi X. Abbiamo questa immagine con diversi pezzi messi insieme. E mi aiuta a farmi un'idea più chiara di come gli ingranaggi fossero organizzati all'interno della scatola
prima che si distruggesse. Anche se era affascinato dalla teoria di De Solla Price sul congegno di Antikythera, Wright riteneva che nel congegno ci fosse più di ciò che De Solla Price pensava. Tornai indietro e lessi di nuovo Ingranaggi dai Greci e iniziai a trovare punti problematici nella relazione di Price. Fu allora che decisi che dovevo studiare la cosa per conto mio. Ma Michael Wright sapeva che per riuscire a capire questo strano congegno non bastava osservarlo. Doveva provare a costruirne uno uguale. Dopo la pubblicazione di De Solla Price, molti accademici rifiutarono l'idea che il meccanismo potesse essere così antico. Gli ingranaggi sembravano troppo moderni. Si chiedevano come potevano a quei tempi calcolare e tagliare con precisione i denti di ogni singolo ingranaggio. Di sicuro doveva essere un falso o una macchina più recente che per caso era finita in quell'antico relitto. Wright si mise al lavoro, deciso a dimostrare che avevano torto. Usando solo attrezzi simili a quelli esistenti nel mondo antico e le conoscenze geometriche di allora, si accinse a costruirne una copia nel suo laboratorio. Misurare e tagliare ingranaggi con solo un compasso, una lima di metallo e molta attenzione non sarebbe stato facile. Ma era possibile. Dopo molte ore di pratica, Wright dimostrò senza ombra di dubbio che con pazienza e abilità si poteva fare. Beh, non si può negare che il meccanismo di Antikythera esista. Se lo si guarda da vicino, è un lavoro molto ben fatto, sia nel progetto che nell'esecuzione. Perché gli antichi greci non avrebbero potuto farlo? Dalle traduzioni del suo lavoro sappiamo che Archimede conosceva questi tipi di ruote dentate. Ed è stato lo studio di questi ingranaggi che contribuì a risolvere un altro mistero riguardante una delle sue meraviglie meccaniche, il contachilometri. Tutti noi usiamo i contachilometri ogni volta che saliamo in macchina. È lo strumento che misura la distanza percorsa. La cosa straordinaria è che questo strumento era in uso molto prima che esistessero le auto. Fu essenziale per lo sviluppo dell'impero romano. Si dice che il contachilometri sia stato inventato da Archimede mentre lavorava per l'esercito romano. Era stato deciso che ogni strada avesse una pietra miliare ogni miglio. Ma le strade romane erano lunghissime, come si poteva misurarle accuratamente? Archimede risolse il problema e permise la posa delle pietre miliari creando un carretto che poteva calcolare con precisione le distanze. L'accurata misurazione delle distanze si dimostrò cruciale nel pianificare gli spostamenti di truppe, il che diede a Roma un vantaggio sui suoi nemici. Archimede aveva aiutato i romani a fondare un impero. E diede il via a una catena di eventi che, ironicamente, portò alla sua morte. In alcune parti della più famosa delle strade romane, la Via Appia, ci sono ancora le pietre miliari che la macchina di Archimede aiutò a posare. E il professor André Sleeswijk di Groningen in Olanda l'avrebbe alla fine risolto con l'aiuto delle spettrali immagini e i raggi X del meccanismo di Antikythera. Non sono sopravvissuti i contachilometri originali. Gli unici dati che abbiamo sono alcuni disegni sbiaditi in un libro rinascimentale, basati sulla descrizione di un autore romano di nome Vitruvio. I disegni sembrano andare bene sulla carta. Il problema è quando si prova a costruirli.
perché non funzionano. Persino Leonardo da Vinci ci provò. Questi sono i suoi schizzi per un contachilometri che provò invano a costruire. Il professor Sleeswyck creò semplici modelli per provare a svelare il mistero del contachilometri. Poi sviluppò un modello di un quarto delle dimensioni reali. E ci fu una notevole differenza. Dove persino Leonardo aveva fallito, il modello di Sleeswyck funzionò. La meccanica è semplice. Via via che le ruote girano, con il muoversi del veicolo, un ingranaggio con un unico dente ne fa girare uno enorme con 400 denti. A ogni movimento dell'ingranaggio più grande, una pietruzza cade in una scatola al di sotto. Si può così misurare la distanza percorsa. Dopo la prima guerra punica, il Senato di Roma decise che su tutte le strade principali dovevano esserci pietre miliari. Questo ci dà un'idea di chi possa essere stato l'inventore, cioè Archimede. Qual era il segreto di Sleeswyck? La risposta sta nella forma dei denti degli ingranaggi. Mentre Da Vinci e altri avevano dato per scontato che fossero quadrati, Sleeswyck, con i raggi X, aveva visto la forma a punta nel meccanismo di Antikythera. La forma di quei denti fece la differenza. Il contachilometri di Archimede, a lungo considerato un sogno impossibile, funzionava proprio come il grande uomo l'aveva progettato. E tutto grazie a quel misteriosissimo oggetto antico. Il meccanismo di Antikythera. Di ritorno a Londra, fu con ingranaggi dai denti a punta che Michael Wright riuscì a costruire un modello funzionante. Molto più complesso del contachilometri, sarebbe stato il modello più completo mai costruito del congegno di Antikythera. Mentre ogni ingranaggio trovava il suo posto, divenne chiaro che De Solla Price poteva aver sbagliato qualche dettaglio, ma la teoria era giusta. Il congegno di Antikythera era uno strumento di calcolo automatico, forse addirittura una specie di computer. Lo si potrebbe anche definire un computer, nel senso che vi si immettono dati e si ottengono altri dati. Un computer antico è un concetto difficile da immaginare, ma per molti aspetti il meccanismo di Antikythera è proprio questo. È incredibile confrontarlo con il macchinario progettato da Charles Babbage nel 1830, di cui si dice spesso che fu il primo computer del mondo e che portò alla nostra era tecnologica. Questo fu il primo congegno moderno in grado di eseguire calcoli automatici. La tecnologia è incredibilmente simile a quella del meccanismo di Antikythera, nonostante i 2000 anni di differenza. Wright ritiene che il meccanismo di Antikythera fosse più complesso di quanto pensava De Solla Price e soprattutto che mostrasse anche gli spostamenti dei pianeti, oltre a quelli del Sole e della Luna. Nel modello di Wright si gira una manopola per impostare i giorni e i mesi. Complicati ingranaggi spostano poi una serie di indicatori che rappresentano il Sole, la Luna e i pianeti. Si poteva girare ogni giorno la manopola per controllare la posizione dei pianeti durante l'anno, oppure si poteva scegliere una certa data per conoscere la loro posizione in quel momento. Si tratta in effetti di un modello meccanico dell'universo greco.
Oggi agli astrologi serve un software complesso per ottenere gli stessi risultati forniti dal meccanismo di Antikythera. Archimede in persona potrebbe aver creato questo macchinario? Da antichi testi sappiamo che costruì planetari, ma è possibile che abbia progettato questo congegno? È difficile stabilire un collegamento diretto tra il meccanismo di Antikythera e Archimede. Quello che possiamo dire con certezza è che la rivoluzione della matematica e della geometria, di cui Archimede era il pioniere, fu necessaria a chi inventò il meccanismo di Antikythera. Difficilmente il meccanismo di Antikythera avrebbe potuto essere inventato se non ci fossero stati Archimede e le sue scoperte. La vita di Archimede fu troncata prima che potesse terminare il suo rivoluzionario lavoro sulla matematica e la meccanica. Pare che durante il saccheggio romano di Siracusa, un soldato romano sia stato mandato a cercarlo per riportarlo indietro vivo. Quando Archimede rifiutò di interrompere il lavoro, il soldato si infuriò e lo uccise. Fu una fine ironica. Un uomo che aveva fatto tanto per rendere Roma una formidabile macchina da combattimento. La sua morte segnò l'inizio della fine della tradizione ellenistica di grandi invenzioni e di scienze. Il suo lavoro venne salvato, però, e conservato negli scaffali della grande biblioteca di Alessandria. Un tesoro più grande del bottino dei Romani a Siracusa. Ma neppure quell'ascito sarebbe durato, perché la biblioteca stessa fu vittima della guerra e della distruzione. Venne bruciata diverse volte nei successivi 800 anni. La maggior parte della collezione, incluse le opere di Archimede, fu smarrita o distrutta negli incendi. Se la biblioteca fosse sopravvissuta, avremmo ereditato le conoscenze dei grandi pensatori. Invece, siamo stati costretti a reinventare cose che, scopriamo solo ora, erano già conosciute più di 2000 anni fa. Se non avessimo perso quelle antiche conoscenze, quanto sarebbero più avanzate la scienza e la tecnologia? E quali altri segreti di quell'epoca saranno nascosti o perduti? Senza quella tempesta di tanti secoli fa, quell'antica nave forse non sarebbe affondata e non avrebbe depositato statue, ceramiche e quell'incredibile macchinario sul fondo del Mediterraneo. Se un gruppo di cercatori di spugne non si fosse imbattuto nel relitto 2000 anni dopo, il meccanismo di Antikythera potrebbe essere ancora lì, a corrodersi lentamente. Quali altre meraviglie tecnologiche di quell'epoca stanno ancora aspettando di essere scoperte? Io penso che gli accenni che abbiamo nella letteratura e questo strumento siano solo la punta dell'iceberg. Un'indicazione del fatto che in quell'epoca c'era molto più di quanto sappiamo. 2000 anni fa c'era un mondo più avanzato di quanto avremmo mai osato credere, e forse altri segreti stanno aspettando di essere scoperti. Antiche scoperte che stiamo solo iniziando a comprendere.